La regola di oggi è molto facile. Se uno è l'impostore e viene beccato, non può arrabbiarsi. Se uno non è l'impostore e viene beccato, non può arrabbiarsi. Se per Tufano viene buttato fuori nel vuoto siderale, non può arrabbiarsi. Se Alex viene buttato fuori, non può arrabbiarsi. Anna viene votata, non può arrabbiarsi. Se Streccato viene ucciso come prima persona, come sempre, non può arrabbiarsi. Nessuno può arrabbiarsi. È già successo. Sei già morto. Sì. Dai, cioè è possibile. No, non è possibile. Ma dai, come hai fatto? Sei inciampato. Dai, vabbè, però non ci possiamo arrabbiare. Quindi deve essere tutta una cosa molto calma, molto tranquilla, molto felice. Non ci deve essere niente male. Dai, anche te sai che non ce la farai a stare tranquillo quando ti ammazzo. Invece sì. Io sono proprio un santone in questo oggi. Ma ti buttiamo un fuori. Santone, sono addirittura. Un santone, medito, faccio lo yoga. Io non ci credo. Sì, invece un monaco Shaolin. E quali cose di yoga conosci, diciamo? Allora, conosco la posizione del loto incrociato con dentro un macaco. Allora, è un loto grosso. Silenzio, Anna. Ci sono due morti. Il primo dei due l'ho trovato io. Era il povero Streccato che stava facendo una missione in caffetteria ed è stato vilmente steccato proprio male da qualcuno che passava di lì. E il secondo è Tommy, che invece è morto. Perché, ma poi Tommy non è che sia importante. Cioè, Tommy... Posso parlare, per favore? Sì, un pochino. Prego, Alex, puoi dire tu. Allora, la prima. Praticamente intanto io eravamo iniziati vicino, ma quando è morto Stre. Un pacchettino delle carte. Sei un pacchettino? No, solo io. Ma anch'io, solo anch'io. Io apro il pacchettino. Anch'io. No, raga, non è che vi potete. Alex stava parlando, continua a dire, guarda, è bello. Ti stavo dicendo che eravamo insieme, quindi io non posso essere, ma neanche tu puoi essere. Il fantasma mi è uscito. Gorda. Me la metto nelle mutande, gorda. Sì. Tanto è bruttina. Basta. Allora, basta. Alex, non ho capito niente di quello che ha detto, ma non ci interessa. Io posso alzare la mano? Prego, piadina, puoi dire allora tutto. Io ho visto Tommy, era vicino alla stanza admin e poi non l'ho più visto perché è morto. Ah, sospetto. E paga invece tu con la tua aspetta, non dire. Non dire. Paga. Gli ho comprato un microfono, adesso non ha più il tastapad. Così commovente. Mamma mia, piango. Paga di qualcosa. Queste sono le tue prime parole, però devi dire qualcosa di bello, tipo che ne so, di il nome dell'impostore. Mi piace. No, nulla, stavo dicendo un'altra guarda cosa. Guarda com'è bella la quello, il contenuto. Allora, il contenuto emozionato di quello che dice fa cagare perché non si capisce niente, il zoppicante non dice niente. Però la voce adesso bella, invece il tostapane bella. Adesso fa vomitare solo il contenuto di quello che dice. Quindi, paga, dimmi chi è secondo te l'impostore, dai, forza. Secondo me è Piadino. Ok, grazie. Anche se non l'ho visto. Grazie di questo tuo parere, paga. Adesso mi tocco così. No, niente, perché sono volgare? Niente, non ci pensare. Chi pensa male è un pochino sporcaccione. Jerick, tu chi pensi che sia l'impostore invece? Dai. Secondo me è Anna. Ok, anche secondo perché? Me. No, però c'è una buona possibilità effettivamente. Anna, come ti difendi da questa accusa? Abbiamo 10 secondi. Che non è assolutamente ognuno vero. Ognuno vota quello che vuole. Basta, votate. Vai, via. Lo sapevo. Io infatti. E niente. Bravi. Non mi arrabbio, tranquillo. Non ti devi arrabbiare, tranquillo perché è vietatissimo. Pensiero profondo. Però vedi, bravi. Allora io ho votato Piadina. Chi altro ha votato anch'io Piadina? Votato. Alex è il terzo che ha votato Piadina. Bravissimo Tommy. Ma qua c'è un altro cadavere. Era paga. Vabbè, confondo un attimo. Ma scusa, ma non sparisce il cadavere tra un turno e l'altro? Ma mi sa che è un aggiornamento possibile, non ne ho idea, però così, tanto per ma dire. Ma era a fianco al tavolino, Tommy sei morto a fianco al tavolino, scusa, è impossibile questa cosa. No, ero in admin. Quindi il cadavere, si è buggato il cadavere, vabbè. Era tutto rotto. Allora tutto io rotto. Direi di saltare e saltiamo perché non è giusto, abbiamo riportato un cadavere che ma non ci doveva essere. Potremmo votare comunque. Votiamo Jerick. Ma sì, perché? Così, per il godimento di farlo. Così. Non puoi arrabbiarti, devi stare tranquillo. No, sono molto felice. Felice, vediamo un po' se eri tu l'impostore. Che potrebbe essere che non era lui. Vabbè, però non è stato bello. L'impostore. Io non mi pento mai di aver buttato fuori Jerick. Adesso. Era sospetto, cioè, hai visto come ha schippato velocissimo. Sì. Anna, sei tu l'impostore, lo so. Cioè, no, assolutamente sei no. Tu perché non hai parlato un cacchio dall'inizio del ma video. Ma quando mai? È vero. Ma sono parlato di continuo. Anna, ti stai forse alterando? Mi sembra di capire questa cosa. No, assolutamente. Più che altro mi stavo giusto un pelettino alterando. Non ti puoi un pelettino niente. Che tu siete scambiati delle fusioni. Alex. No, Gorda fa schifo. Non la voglio perché più. Perché Alex? Cosa mi chiami Alex? Alex, devi sgridarla perché si stava alterando. No, non ti arrabbiare. Mi stavo alterando no. Però non per una cosa inerente alla partita. No, non puoi. Ma no, alle tue è zozzerie vietato, con Gorda. Non ho fatto stozzerie con Gorda. È bruttissima. È la cameriera. Sì, è tipo, Gorda. Non è vero. Ma
scherzavo, era un prank. Vabbè, l'ho fatto. Comunque, vada, le carte le trovate in edicola, sono bellissime. Mi raccomando, approfittatene perché sono una cosa scintillante. Beh, guarda, ve ne faccio vedere un'altra. Sono belle, no? Sono belle. Vi busso la telecamera come fanno su TikTok. Questa cosa la fanno un casino su TikTok. Che significa vi busso? Quando bussano il telefono, hai presente? Che lo sbattono il dito sul telefono. Tipo si vede. No, così. Anche tu così. Boh, non lo so. Tutte cose. Spero che non fosse offensivo perché non so intendermi. Vabbè. Secondo me qua è successo già qualcosa, quindi io premo il pulsantone perché ho dei sospetti fondati. Allora, Piadina era già morto prima o è morto adesso? Non mi ricordo. L'è stato buttato fuori, Piadina. Siamo sicuri? Eh sì, l'hai buttato fuori tu. Ma Alex è morto adesso invece. Sì, Alex sì. Sì, ma scusa, ma dobbiamo rispondere. Anna, mi devi rispondere dopo 10 minuti quando faccio una domanda? Cioè, veramente? No, assolutamente. Però il problema è che non sappiamo Alex. Tu sai che queste cose mi alterano, Anna. No, hai ragione, assolutamente ragione. Ragionissima. Paga, perdono, chiedo Anna, scusa. Te lo giuro, sono sicuro. Non ti arrabbiare. Ti sei alterato? No, sono tranquillissimo. Ti sei alterato perché hai detto che non ho risposto subito? Un pochino però. Ti sei alterato, sì, non va bene. Va bene, tu vai, vota però, perché tanto abbiamo votato noi e io so benissimo dall'inizio della partita che sei stato te. Sei stato perché? Te. Perché sì, lo so, al 110%. Perché non parli? Perché quando sei l'imposto tu pensi, tu sei convinta di parlare, ma in realtà non parli. Vedi che sei te, era ovvio dall'inizio della partita, ma non ci alteriamo neanche non tutti altri. Però perché io ho parlato molto. Anna, stai bisbigliando. Sai qual è il problema? È che tu pensi sempre che io non parlo, quindi è inutile. Anna, non ti alterare. Lo sto dicendo col sorriso, vedi come sì, io credo sempre Joker probabilmente. Sì, sta brucendo. Brucendo, Alex. Dimmi di più su questo verbo. Vabbè, silenzio che ricominciamo. Mi raccomando, quindi ce la siamo cavata piuttosto bene. Non bisogna alterarsi per niente al mondo, va bene Alex? Capito? Io starò calmo anche se mi uccideranno. È tornato strecato. Che strano. Uccidetelo. Approfitta di questi attimi di vita che ti rimangono per dire qualcosa, raccontaci qualcosa della tua vita, Strego. Sì, giusto? Allora, sì. Io sto camminando. Sì, che bello, molto bello camminare. Sto ancora camminando. Ok. Sono ancora vivo. Assurdo, questo fatto qua. Cioè, quasi paradossale. E non trovo nessuno. E allora è per quello che... Occhio, che è in quel momento che rischi di più. Ma è per quello che è vivo, perché è da solo. Posso nascondermi? No, ovviamente. Cos'è successo? Stre! È morto. Lo so per qualcuno. Ho trovato la situazione, ho trovato l'allarme. Ok, è Piadina. Ma allora, è vero qua c'è stata una strage, un delitto. Allora, Piadina, prego, illustra quello che hai trovato. Allora, sotto Electrical c'era Paga con la foglia in testa, morto per terra. Probabilmente nessuno lo ha annaffiato, però sì. Allora, qualcun altro ha visto qualcosa di quest'area di Paga morto per caso? No, niente. Io neanche ci siamo passati. Allora, voglio chiedere per primo a Tommy se ha qualche accusa da fare, qualche sospetto da dire. Nessuna, però sono molto, molto fiducioso in Anna, perché eravamo in navigation insieme e non è successo nulla. Fiducioso in Anna? Che cosa vuol dire che sei fiducioso in Anna? Che ci siamo incontrati e non è successo nulla. Quindi vi spalleggiate, va bene. Quindi rimane Jerick. Io posso spalleggiarmi tranquillamente con Jerick, mi pare, giusto? Oh, sì, perché ci siamo visti. Ci siamo visti, me lo ricordavo. Quindi rimangono due persone, VGF Lover e Hot Piadina. Io ero da un'altra porta. Cioè, Piadina invece l'ha riportato, quindi c'è qualcosa. Allora, lei c'era da un'altra porta, io l'ho riportato. Ok, Piadina, qual è l'ultima task che hai fatto? Dimmi un po'. Ho fatto tutte e tre quelle in elettrica. Quella di là sulla levetta, quella dei chiavi e l'ultima a destra che non mi ricordo. Scusa, e allora come hai fatto a non vedere il cadavere mentre entravi in elettrica? Perché mentre entravo non c'era. Ah, quindi è stato ucciso quando tu eri dentro, mi stai dicendo. Mentre facevo le task. Suspicious questa cosa. È stato ucciso fuori, quindi probabilmente mentre camminava per il corridoio ha incontrato il suo assassino che l'ha zaccagnato. Alex, mi dici un po' qual è l'ultima task che hai fatto tu, amico mio? Sto facendo quella nei reattori dei numerini da mettere 1 a 10. Non è vero? Perché non è vero? Perché non è vero? Perché non è vero, Jerry, che eri tu nei reattori? Perché io ero in reattori e non c'era nessuno. Votate, amici, votate! No! Votate! No! Votate! Nel vuoto siderale! Ma come arrabbi? C'ha pure ragione, ma scusate! Non ci si può arrabbiare. Vietato. Oggi non ci si arrabbia, oggi. Oggi si è felici, gioiosi, godurosi. Parole felici per te, Jerry. Eri tu, schifoso! Eri tu! Bravo, Jerry, bravo, vedi la memoria. Bravo, perché tu hai fatto bene, perché tu ti sei ricordato dov'era lui e lo hai fregato, lo hai buggerato bene. Sei stato veramente bravo, Jerick. Grazie. Sì, complimenti. Ma mi sembrava veramente una vittima, cioè era veramente scandalizzato. Però, dice, no, ma io sono innocente. Ma Alex, è vero anche che non si ricorda una pippa di quello che fai, di quello che deve fare, delle task. Quindi è facile beccarlo con le mani nel sacco ad Alex. È proprio molto, molto semplice. Bene, non ci rimane da fare che trovare l'altro schifoso a questo punto.
Io andiamo a esclusione. Io ho trebrato il cadavere. Sono innocente. No, questo non vuol dire mai nulla. Perché magari c'era io e Jerry che eravamo potenzialmente vicini all'Electrical, sì. Comunque, quindi il problema è che è stato trovato un solo corpo, sì. Le vittime erano due, quindi è non vero. Sappiamo l'altra dov'era. L'altra vittima, l'altro vittimiere, l'altro uccisore, l'altro sturatore. Qua c'è qualcuno, chi è? Ah, sì, sono diventato un tecnico dell'istruzione interdigitale. Oh, wow, che nomone, per dire che cosa fai? Sta facendo security, fa didattica a distanza qui dalla macchina della sicurezza. Bravo Piadina, hot. Grazie mille. Hot Piadina, hot, Piadina. Che è successo? Allora, hot, dove sei? Allora, tu eri nelle telecamere, poi dove che sei andato? Dove sei andato? Poi sei andato sopra, verso la cafetteria. Allora, nel corridoio tra i reattori e sopra c'era un cadavere di Jerick qua, mi sa di vedere. No, io ci sono passato, non c'era nulla. Tu, Anna, dov'è che sei andata invece verso sotto? Io sono andata verso il basso. E io infatti ti stavo seguendo. Ho visto te infatti che salivi verso su. No, io ti stavo seguendo. Andando verso cafetteria. Io ti stavo seguendo, io ero dietro di te, Anna. Ero io dietro di te. Io ho visto che tu hai seguito Piadina. No, io, beh, certo, poi sono andato di sopra per trovare il cadavere. Però prima stavo scendendo verso di te. Invece Piedino è rimasto da solo verso la zona delle telecamere, dove stava facendo le sue maneggi di didattica. Io veramente a distanza. Ti ho visto che tipo Piadina che usciva dalla watch stanza e saliva su e tu ti accodavi. No, questa cosa è una bugia. Mentre io scendevo. No, allora scusa, allora stai mentendo. Cioè stai dicendo una bugia. No, io ho visto questo. I miei occhi sbanunati hanno visto questo. Piedi, tu un accodamento. Allora, io volevo votare te, Piedina. Devo dire la verità, perché mi sembrava sospetta questa cosa che tu eri sopra. Ero fermo alle telecamere, potevi uccidermi, potevo uccidere te, non è successo niente. Però Jerick effettivamente mancava da un po'. Non è che Anna è uscita due volte di fila e questa cosa è lecita perché abbiamo cambiato la regola, che si può fare il cavolo che uno vuole. Adesso non ci sono più regole di niente. In questo caso però sarebbe uscita due volte, sì. Piadina. Eh beh, ma anche tu eri impostore prima, o sbaglio? E in ogni caso io sono arrivata per seconda e me ne sono andata per seconda. Quindi cosa stai dicendo? Se stai puntando quindi il dito? Quindi io non ho uno dei due. Ok, va bene, mi sta bene. Io non sono. Ma no, che non mi sta bene. Scusa, te. Io ero a fare le telecamere. E poi dove sei andato? Sopra, e non c'è nessun cadavere. A fare cosa? Andavo a giro, cerco una tasca. Vedi? Non sa, io so dove stavo andando invece. Io stavo andando ad uccidere Jerick. No, io stavo andando prima verso sotto perché volevo seguire a te. Poi ho cambiato idea e sono andato verso sopra perché dovevo fare la missione verso sopra, dove ci stanno quelle cose di collegare, capito? Verso sopra. E quindi io avevo il mio alibi. Io sono protetto, non sono stato io. Ma non lo so, perché quel tratto che ti sei fatto da solo eri comunque da solo. Ma Piadina, perché non gli fai nessun sospetto? Scusa, cioè, bisogna non sospettare. Non lo so, adesso sono confusa. Però secondo me ti sospetto io. Tu chi sospetti? Io sospetto che te. Allora io no, perché te devi sospettare? Attaccati. Sospetta te, basta. Perché proceeding? Non puoi più votare. Come no? No, è passato il tempo. E nessuno viene buttato fuori. E perché sei felice di questa cosa? No, è perché magari sei tu, capito? Che ne sai? Che no, ne so? Io vado a scala. Arrivederci. Annina, dove vai? No. Vai qui. È una bella direzione, voglio venire con te. Bello, ti piace? Sì. Pianina, Allora, discutiamone di questa cosa perché non è giusto. Allora, aspettate perché è ragionevole, grazie. No, non premette, è stato un bug. Non è giusto, tornate indietro. No. Questo hai detto che non ti si può arrabbiare. Questo però non vale perché è stato palese. Alex è stato un bravo. Alex, puoi parlare, grazie. Sei stato veramente un bravo che mi hai chiuso le porte. Ho chiuso tutte le porte. E li hai intrappolati dentro. Io ho visto benissimo, testimone anche tu, che loro passavano attraverso la porta. È vero, non è giusto. Io ho visto Piadina che effettivamente passava un po' attraverso. Non è giusto. Non è giusto. Non è giusto. Chi ha premuto il pulsante, Anna? Vergognati. Non è giusto. Non me ne frega niente. No. Ti sei dichiarato colpevole e te ne vai da fuori. Aspetta. Viaggia in quel voto siderale. Aspetta. Piadina, ti posso. No, aprire queste pacchettini. Responsabilità non le voglio. Aspetta, no, perché io ho un ragionamento da offrirti, Piadina. Tu non puoi avere queste agire così di impulso, di scatto, di avere queste reazioni. Allora, accetta la sentenza con un sorriso. Va bene, allora, Piadina, con un sorriso fuori. Buttiamo fuori Anna, perché ti posso proporre dei vantaggi. Anna, devi fare silenzio. Sto chiudendo. Scusa, non ti puoi arrabbiare, Sto chiudendo. Tu hai già votato. Allora, sto chiudendo gioco. Silenzio un attimino. Allora, Piadina, chi ti ha inviato oggi due pacchi, ben due pacchi di card? È vero, signor Pertufante.
sto chiudendo. Quindi eh? Tu dovresti ringraziarlo un pochino questo. Quindi signore. Io sono in debito di questo. Un po' in debito, un po' in debito per questo regalo gradito, capito? Quindi. Va bene, voglio anche un bonus in più. Un altro pacchetto di carte buono per tuffare. Va bene, mi piace, Anna, mi dispiace, arrivederci. Ciao Anna. Dai, ha quittato Anna, che brutta. No, non ti puoi arrabbiare. Anna, non ti puoi arrabbiare. Tu, no, questi sono dei meccanismi pertufantici che tu non puoi conoscere, però. Allora, dai. Io l'altra volta te l'ho detto, se succede un'altra volta una cosa brutto, del genere, vero, fa male un po'. Io non ti parlo più. Normale. Allora, facciamo così, Anna, facciamo così. Ti propongo una cosa. No. Di là ci abbiamo un sacco di carte, ok? Tutte per te, tutte. Io non ne voglio più, tutte tue sono, va bene? Tutti i pacchetti. Io ho finita la collezione. Fai un'altra collezione e poi la vendi, capito? Aftermarket, capito? Tutto sotto banco, al mercato nero. Che dici? No, non ti parlo più, basta. Dai, Anna, su, rientra. No. Oh, vabbè, non è importante che rientra. Poi per il resto, tanto non è che diceva chissà che. Streccatto! Sarai... Quanto è bello giocare vive! Bravo, Alex, bravo, l'hai stabbato. Sarai la nuova Anna. Nascondo, no, devi essere la nuova Anna, ok? Quindi impegnati per questo motivo. Sei capace? Calati un attimo nel ruolo. Sì, sono in grado, okay. Forse. Allora, facciamo finta, per esempio, Streccatto, secondo te chi attento è? Attento a quello che dici. Secondo me è Piadina perché è marrone. Ok, ma Anna non dice queste cose, cioè perché... Scusa, È nata avanti a noi, puzza. Ah, ok. Anna di solito è colpa mia comunque, perché quello è un po' quello che fa sempre Anna, che dice sempre che sono stato io, quella schifosa. Vabbè, non importa, comunque non ci possiamo arrabbiare, quindi Anna tu non sei arrabbiata, giusto? Anna? Oh no, Anna, che è morta Anna. Non è morta, è solo che sta facendo. È qui. Ma l'ho appena vista. È qui. Anna, per favore, non fare così, sai? Non fare così. È illegale. Anna, cancello il video, eh. Anna, cancello il video. Anna. È un imbecille. Alex? Dai, mi avete seccato. Dai, è qua. Che schifo. Che schifo. L'hai trovato? L'ho trovato, sì. Vendicami, sì, però se tu Streccatto parli dopo 10 minuti, non è che fai bene. Non sapevo. Non sapevi, sto cacchio, non sapevi. Piadina, pure Piadina è morto. Guarda, tutti morti, sono quelli tutti che parlano. Con chi devo parlare? Have fun. No, tu devi parlare, non ci provare, mi arrabbio, Con te non ci parlo. No, tu devi parlare, non puoi non parlare. Stiamo facendo un video, devi parlare, basta. Poi fai l'offesa dopo. Mi hai pugnalato troppo alle spalle. Va bene. E io non ce la faccio a rispettare questa regola. Sì, perché sono... troppo arrabbiata. Non puoi. Però se io ti chiedo scusa dal profondo e ti prometto che non lo faccio più, può servire questa non cosa? Non è vero. Non è vero. Beh, ce lo prometto. Saresti anche uno spergiuro. Anna, se lo prometto, però è vero. Ok. Va bene. Ci siamo? No. Dai, basta. Parlo comunque. Va bene. Allora, paga. Dite qualcosa. Sei colpevole? Secondo me è Tommy, okay. Perché camminava in modo strano. Che cacchio di scusa è? Che motivazione è? Allora, camminava aspetta, in modo strano. Forse ho qualcosa, sì, per suffragare questa accusa. Non so se stesse facendo la missione degli scudi, ma è poppato fuori all'improvviso dall'angolo dove lì c'è proprio la vent. Tommy, falso, non lo so, però falso. Non lo so. Come ti non difendi? So. Come ti difendi a queste accuse? Come io ti... stavo facendo la tasca degli scudi. Questa cosa sembra una io bugia. Io ho detto eh? Che non lo so, può essere anche che stesse facendo la allora tasca. Allora io posso palleggiare con Streccatto perché io ero con lui e lui è era con vero, me, okay? Io però ho un sospetto. Di Jerick, vero? Jerick, sì. Cosa stavi facendo? Jerick, cosa stavi facendo, lurido schifoso, rantegame? Parla. Io stavo facendo una task tutta a destra. Stavi lavando le ciabatte delle anziane, schifoso, no, no, eh? No. Stavi facendo il bucato alle tue casalinghe, maledetto casalingo. Allora sapete che cosa vi dico? Secondo me è Jerick, quindi lo buttiamo fuori. Ma non è vero, sì, è Tommy. Sì, no, no. Io lo dico. Paga Jerick. Paga Tommy allora, devono, non è possibile. Jerick, comunque tu vai nel voto siderale, mi sa che non hai scampo. Però allora, Streccatto non puoi. Oh, è Anna. Anna, sei l'impostore, non mi dire. Ah, era Jerick! Succhioide, lo sapevamo che eri tu. Brutto, lurido. Ti sta bene lì nel vuoto con gli asteroidi che ti entrano tutti nei buchi. Non si infierisce, perché infierire è brutto. È da arrabbiato. Tu, Jerick, non sei arrabbiato, giusto? Stai baciando una casalinga. Sono molto felice. Molto felice. Bravo. Un po' strano. Non sei con le sue casalinghe astronomiche. Comunque, il fatto che Streccatto sia ancora vivo non va bene, secondo me. No, scusate. No, perché cioè potrebbe essere sinonimo di qualcosa. Sì, può essere sinonimo del fatto che o è lui l'impostore o l'impostore è una persona che ha un cuore. Ora, siccome di qua con un cuore c'è solo Anna, io suppongo che l'altro impostore. Anche tu forse hai un no, cuore. No, io t'avrei ammazzato. Forse. Io t'avrei ammazzato prima di subito, con goduria, sarei andato là a schiaffone in testa, t'avrei ucciso, quindi non sono io sicuramente. Sei morto ancora vivo, Stre? No, sono vivissimo. Ma assurdo, è impossibile. E allora Bambi, stai cercando? No, io sto andando in giro perché mi interessa. Cioè, se fossi io l'impostore, non ti chiederei se sei morto o vivo, lo saprei benissimo.
Però quando parli con qualcuno vuol dire che lo stai per uccidere. Non è vera questa cosa. Che ne sai te? Sì. È successa molte volte. Stai, cosa stai facendo lì? Sto facendo i cavi. Ma è vero, sei un bugiardo. L'ho appena fatto ed è salita la barra. Anna, sei viva? Anna è morta, è stata uccisa. Controlliamo. Dov'è Anna? No, è Tommy, sono sicuro che è Tommy. Tommy sei tu, vero schifoso? Sei tu. Guarda qua, non sono. Beh, ti giuro. Beh, complimenti per il ritardo con cui hai risposto. Veramente un bijou sei stato. Bravo, bravo. Ma buttiamolo fuori. E Tommy, sono sicuro al 100% perché era distratto, voleva uccidermi. E lui, sono sicuro. Posso dire una cosa? Ma per difendermi? Nel secolo in cui ci troviamo, magari senza quel ritardo. Assolutamente paga, perché io l'ho visto là, in quella zona. Paga, come ti difendi perché da questa accusa, ignorante? Ti stiamo accusando in due, Tommy. Sei tu, per forza. Anche secondo me, sei Tommy. Sei tu, fai schifo. Ti buttiamo fuori. Ma secondo me paga perché eravamo in tre assieme e mancava solo lui. Ma tu hai visto Tommy prima? Scusa, Stray, perché io non lo... Era in admin con noi. Paga, sei l'impostore, schifoso. No. Sei l'impostore. No. Buttiamolo fuori. Che schifo, proprio non ha retto un minimo di interrogatorio. Era onesto. Era troppo onesto, ma non puoi essere onesto. Se sei un impostore devi essere disonesto come me. Infatti io sono impostore e poi Anna si arrabbia perché Anna non sa giocare al gioco. Anna... No, è perché sei uno zozzo e tu... Compri le persone con pacchetti che per carità sono bellissime ma non è giusto. Piadina, sei felice di questa... Devo le mie scuse ad Anna? Posso fare le mie scuse ad Anna? No, perché se no non ti do più i pacchetti, cioè... Una via di mezzo? Metà pacchetti, metà scuse. Metà scuse, okay, allora. Vai. Anna, io ti voglio bene, però i pacchetti sono più importanti. Ok, perfetto, mi sembra ragionevole. Bravo, bravo Piadina. Bravo, disonesto nel cuore.